mare limpido, spiagge dorate, storia, archeologia e antiche tradizioni. Questo e molto altro è Salve, uno dei borghi più belli dell'accogliente terra salentina. Salve è un saluto e nello stesso tempo un allettante invito a visitarla e a scoprirne le sue straordinarie bellezze. Salve, in Puglia, nell'estremità meridionale del Salento, in terra di Leuca. Si può raggiungere mediante i voli aerei con aeroporto a Brindisi, con la stazione delle Ferrovie dello Stato a Lecce e con un trenino delle Ferrovie del Sud-Est nella frazione di Ruggiano. Salve è la meta ideale per chi vuole trascorrere una rilassante vacanza, lasciandosi coccolare lentamente dal rumore del mare che si infrange su spiagge dalla sabbia finissima. Tantissimi gli amanti degli sport acquatici che per divertirsi scelgono le onde del suo mare cristallino, insignito della bandiera blu dal 2009 e dalla bandiera verde dal 2013, quale spiaggia a misura di bambino. Oltre alle spiagge, quindi oltre a questa attrattiva legata al turismo balneare, conserva la città di Salve i segni antichi del suo passato. Un antico fascino si respira nelle bellissime aree archeologiche, visitabili all'interno del ricco territorio salvese. Le prime testimonianze della presenza umana nel territorio di Salve si fanno risalire al Paleolitico Medio. A circa 70.000 anni fa risalgono infatti ritrovamenti avvenuti nella grotta Montani, appartenuti all'uomo di Neanderthal. Un viaggio nel tempo, quello che regala la bellissima terra di Salve. Un viaggio che porta il visitatore a compiere un salto fino all'età dei metalli, periodo a cui risale l'affascinante necropoli a tumuli della località Macchie Don Cesare, risalente al terzo millennio avanti Cristo. Scoperti nel 2005, i tumuli funerari perfettamente conservati testimoniano come in alcuni di essi, nelle stesse strutture megalitiche di questo luogo deputato alla sepoltura, si praticasse un insolito e doppio rito funerario. Una scoperta eccezionale che ha rivoluzionato le teorie sulla tumulazione finora ipotizzate dagli archeologi. Abbiamo anche la presenza di dolmen, che sono delle caratteristiche strutture funerarie tipiche del territorio salentino, ma qui nel territorio di Salve abbiamo dei dolmen molto particolari. Uno ad esempio è semipogeico, quindi in parte scavato nel banco di roccia e in parte invece costruito in alzato con dei blocchi molto grandi che caratterizzano proprio questa struttura funeraria. Il nostro viaggio alla scoperta dei tesori archeologici ci porta dalla costa all'entroterra, in località Fano,
dove, secondo la tradizione orale, sarebbe esistita la cittadella di origine messapica, Cassandra. Nei pressi dell'antico abitato oggi sorge la bellissima masseria Fano, edificata nel 1577. Un tesoro nascosto si cela, completamente immerso nel verde della masseria. La bellissima cripta affrescata, antico luogo di culto, in cui permane ancora ben visibile la divisione interna fra l'abside e l'aula affrescata. Anche l'epoca dei contadini, quindi l'epoca moderna, ha visto la presenza in questo territorio di contadini che hanno realizzato le bellissime strutture trulliformi in pietra secca, che sono dei veri e propri monumenti della civiltà contadina, dei monumenti che hanno valenza molto importante perché sono il simbolo del connubio tra l'uomo e la pietra. La pietra, da elemento di disturbo per quanto riguarda le attività agricole, diventa invece una miniera che può essere comunque utilizzata proprio per realizzare questi monumenti molto importanti della civiltà contadina. Segni del passato sul territorio di Salve possiamo ammirare sia la torre costiera dei Pali che il rione terra all'interno del borgo antico, due segni che dimostrano come il paese, la città, nei secoli scorsi ha dovuto provvedere alla difesa dalle incursioni turche e saracene. Percorrendo le strade del borgo antico, i visitatori potranno ammirare, addossate alle dimore delle famiglie benestanti, le tante torri fortificate. Degne di nota, tra le altre, sono la storica Torre Cardone de Notaris e la massiccia Torre dei Montano, che con la sua imponente mole svetta nel centro storico. Costruita nel 1563 e con un possente impianto quadrangolare, ospita agli angoli garitte semicircolari, un tempo utili all'appostamento delle sentinelle. Poco lontano dalla Torre dei Montano si apre l'ampia piazza di Salve, al centro della quale svetta l'alta colonna sormontata dal santo patrono Nicola. Qui sorge l'antico palazzo Carida Ramirez, sede della biblioteca comunale e cuore della cultura salvese. Tra i suoi ambienti, i visitatori potranno ammirare il lavoro dei bravissimi artigiani locali. Vicino la biblioteca si erge la bellissima chiesa madre dedicata a San Nicola Magno, fulcro del sentimento religioso della comunità di Salve.
Nella chiesa parrocchiale di Salve conserviamo gelosamente un gioiello dell'arte organaria, un organo a canne del 1628 che è stato recuperato, restaurato e da 35 anni che in estate organizziamo delle stagioni concertistiche con questo organo, dove le musiche che possiamo ascoltare sono musiche che vanno dalla musica barocca alla musica rinascimentale. Dalla chiesa di San Nicola Magno prende il via una delle manifestazioni religiose più sentite di Salve, la sacra processione in cui i fedeli accompagnano la statua della Vergine e la venerata effigie di San Nicola lungo le strade del pittoresco centro storico. Tra gli eventi di carattere culturale ospitati a Salve, molto interessante è l'Educational Tour. In occasione della giornata nazionale dei borghi autentici, quale associazione il Comune di Salve ne fa parte, abbiamo organizzato un Educational Tour alla presenza di 30 giornalisti provenienti da tutta Italia, che in due giorni sono in giro sia per la città che per le marine e il territorio a scoprirne le bellezze. In un contesto diciamo pieno di storia e di cultura hanno potuto ammirare tra le altre cose anche i resti e le tradizioni della civiltà contadina. Tra i tanti tesori legati alla vita contadina del borgo, particolarmente interessante è il sotterraneo frantoio ipogeo, le trappite, scrigno prezioso del vero oro del Salento, l'olio, fiore all'occhiello della produzione agricola di Salve. L'interno del frantoio ospita una grande vasca centrale sormontata da un'ampia cavità ed una tradizionale macina. Intorno una serie di nicchie più piccole scavate nella roccia. Erano in passato utilizzate come luogo di deposito delle olive e luogo di riposo dei frantoiani.
Ampie distese di uliveti e di macchia mediterranea circondano il rigoglioso borgo di Salve ed uno dei suoi luoghi di culto più affascinanti, il santuario Santa Marina. L'edificio, costruito tra il VII e il X secolo d.C., venne rimaneggiato più volte e sorge sulla via Leucadense, direttamente collegata alla via Francigena, e per questo percorsa in passato dai pellegrini. Varcata la soglia del santuario, si rimane incantati quando agli occhi del visitatore si apre il bellissimo abside, completamente decorato da pregevolissimi affreschi. Salve ha fondato per secoli, per millenni, la sua economia prettamente sull'agricoltura, sulla coltivazione dell'olivo, dei vigneti, dei pomodori. Da un po' di anni cerca di tramutare questa economia prettamente agricola in un'economia turistica. Imperdibile per chi visita Salve è un giro sulle pittoresche imbarcazioni turistiche. Molto interessante è, al mattino, una visita al molo di Torre Pali, quando è possibile ammirare il ritorno dei pescatori con le loro imbarcazioni ricche del gustosissimo pescato. Perché venire a visitare Salve? Per le tante bellezze naturali, paesaggistiche, archeologiche, storiche e culturali, nonché per gustare la buona cucina e pasteggiare con un buon vino rosso grazie all'accoglienza e all'ospitalità dei salvesi. Salve! Uno scrigno di inestimabili bellezze capaci di appagare gli occhi e di conquistare l'anima con i colori dei suoi bellissimi tramonti, quando a sera il sole si tuffa in mare all'isola della Fanciulla.